Siamo a Lecce per un meeting regionale del GIBIS, la società scientifica che ha fatto della cura dell'osteoporosi, in particolare con i bifosfonati, insomma un po' la sua ragione d'essere, la sua missione. Tra i tanti temi toccati qui al convegno si è parlato anche del ruolo della vitamina D al di là di quello molto noto e conosciuto sul sistema scheletrico. E di questi argomenti ha trattato la dottoressa Oriana Casili dell'ASL di Lecce, fisiatra e reumatologa, quindi con un doppio ruolo. Allora, senta dottoressa, le chiedo io un po' per punti i temi importanti che le ha toccato. Lei ha iniziato parlando del ruolo sul muscolo. Qual è questo ruolo della vitamina D e che cosa succede se c'è carenza di vitamina D? Ma il ruolo sul muscolo è determinato innanzitutto dalla presenza del recettore, quindi per la vitamina D, a livello della fibra muscolare, e quindi se da una parte è in grado di stimolare la sintesi proteica, dall'altra è in grado anche di facilitare la contrazione. Di conseguenza abbiamo una risposta su quella quindi che è l'efficienza quindi muscolare, quindi in senso lato, e da questo ne riviene una riduzione del rischio delle cadute e di conseguenza ancora del rischio delle fratture. E quindi la somministrazione adeguata di vitamina D ci previene dal rischio di frattura sostanzialmente, se vogliamo estrapolare quindi al massimo questo concetto. E quindi ci sono studi di intervento che hanno proprio dimostrato la correlazione, sì, tra la somministrazione. Sì, su questo settore ce ne sono tanti, tant'è che basti quindi pensare quindi che nel soggetto quindi anziano quindi la supplementazione di vitamina D migliora subito quindi lo stato di cinetica muscolare, oppure se guardiamo un attimino ancora con lungimiranza quindi all'effetto delle statine, ci sono degli studi quindi in questo senso, alcuni quindi recenti, che dimostrano che una somministrazione adeguata di vitamina D va praticamente a prevenire il danno delle mialgie o della rabdomiolisi che si riscontra in corso di somministrazione di statina. Bene, poi nella sua relazione ha toccato invece territori completamente nuovi e diversi, su cui appunto si stanno conducendo degli studi. Vorrei chiedere appunto un commento. Allora, parliamo dei tumori, che è chiaramente un tema sempre di grandissima attualità. Che cosa sappiamo sul ruolo della vitamina D in certe forme di cancro? Sono stati studiati quindi molti tumori, perché è stato visto che c'è il recettore della vitamina D è presente per esempio a livello della prostata, a livello del colon, del seno. Di conseguenza si è voluto vedere quindi con questi studi scientifici quale fosse il peso che la vitamina D avesse in queste patologie. È in grado di inibire sicuramente un fattore quindi angiogenetico e quindi la diffusione del tumore, inducendo quindi l'apoptosi e quindi la morte cellulare. Sono studi quindi ancora in corso e quindi dobbiamo avere dei riscontri quindi reali. I primi dati sembrerebbero quindi essere positivi e confortanti. In quali forme di tumore, dottoressa? Nel cancro della prostata, nel cancro del seno, e nel cancro del colon retto, nel cancro del pancreas. E questi sono i tumori principali indagati. Senta, poi hai toccato, diciamo così, il polmone, l'apparato respiratorio, parlando di asma e di tubercolosi. Qui cosa sappiamo? Se facciamo un passo indietro e pensiamo alla tubercolosi, che veniva quindi curata con l'esposizione quindi al sole e nell'aria quindi frizzante della montagna, e ci viene subito da pensare che non doveva essere soltanto l'area della montagna a portare un effetto benefico. In realtà quindi si è visto quindi che la vitamina D quindi è in grado, e tramite la produzione di sostanze quindi quali la catelicidina e la defensina, di andare quindi a potenziare quindi il sistema quindi immunitario, e quindi insieme alla terapia antibiotica adeguata e a limitare quindi a diciamo contrastare e guarire quindi molto più rapidamente quindi il danno proveniente dalla tubercolosi. Lo stesso dicasi per ciò che riguarda le altre quindi patologie dell'apparato respiratorio, tipo per esempio l'asma, perché quindi è in grado di inibire quindi alcune metalloproteasi quindi che portano allo sviluppo della muscolatura quindi liscia e quindi al broncospasmo. Sì, dottoressa, anche per dare un messaggio appunto utile a chi ci ascolta, in particolare appunto pazienti o persone non mediche, non di estrazione medica. Ecco, questi studi sono già studi conclusivi che possono portare a chiare indicazioni alla pratica clinica quotidiana, oppure siamo ancora in un'area di esplorazione, di ricerca, per cui bisogna attendere conferme definitive? A che punto siamo? No, assolutamente non sono studi conclusivi, siamo in un'area di esplorazione, però è intrigante quindi il ruolo della vitamina D su tutti questi vari aspetti. Io la definisco come un brillante di cui ancora non conosciamo tutte le sfaccettature.